Io credo che nella scuola siamo pronti per fare un passo ulteriore rispetto alla digitalizzazione. Le esperienze in Italia di digitalizzazione delle scuole sono molte, anche moltissime di queste di ottima qualità. Dobbiamo fare il passo ulteriore, che è quello verso una scuola più intelligente. Una scuola più intelligente che parte dall'elemento di avere una connessione tra tutte le scuole, una connessione di larga banda, in modo che questa possa essere utilizzata non solo per gli atti amministrativi, ma anche per gli atti inerenti alla formazione. Questo significa che le nostre scuole avranno la possibilità di utilizzare strumenti, contenuti in forma digitale intelligente, e questo ha l'indubbia ricaduta che corrisponde molto di più a quella che è la domanda quotidiana degli studenti. Gli studenti hanno ormai una vita in cui la digitalizzazione è una parte importante, e loro si aspettano che anche la scuola sia in grado, sia capace di dar loro queste modalità di trasmissione del sapere. Quindi io credo che sia un grande processo di innovazione del Paese, pensando anche che gli studenti poi sono degli ottimi trasmettitori di competenze, quindi nel momento in cui noi avviamo questo processo loro diventano i migliori ambasciatori presso le loro famiglie. E potremmo lanciare anche un grande progetto che è già stato in parte lanciato, chiedendo con generosità ai nostri studenti di dedicare una quota parte del loro tempo per l'alfabetizzazione digitale degli adulti. Questo potrebbe essere fatto nel pomeriggio, e credo che sarebbe un grande contributo allo sviluppo del Paese, soprattutto in un momento di grande difficoltà.